battlesuit. The greatest tactical combat machine the world has ever known. It's all about that suit now. Makes you an invisible, silent killing machine. You need. You hear that? Must be nothing. Threat. The alien Seth invaded our world. Even me. Bella a tutti compagnia, qui il vostro Kids che vi parla. Oggi ci troviamo col nuovo Back to Past. Ci troviamo appunto su Crysis 3, uno dei giochi che secondo me ha deluso di più le aspettative per quanto riguarda non solo la modalità single player, che era una delle cose... Ma lasciatemi almeno finire di parlare. Eh sì, poi mi ha fatto tipo inciampare. Stiamo giocando alla modalità cacciatore, sarebbe tipo la modalità infetto di Modern Warfare 3, ma questa è fatta tutta per noi e... No, dov'è? Oh mio Dio, come l'ho preso! Colpo in testa! Headshot, bitch! E adesso vi farò vedere alcune partite. Non l'ho preso mai nella vita. Non l'ho preso mai nella vita 2. Morto un altro. Vi farò vedere alcune partite di, appunto, Crysis. La prima su tutte iniziamo da questa, ovvero la modalità cacciatore. E come vedete già qua camper, intanto King of Killzone si fa tutte ste doppie, le triple, le quadruple, le feed, chiama la nuclear tra poco. E un altro? No, abbiamo vinto, grandissimo King of Killzone. Si è portato a casa tutti praticamente, tutti se l'è fatti. Tutti, dal primo all'ultimo se l'è fatti. Questa, come vedete, è una modalità cacciatore nella quale noi saremo i Cell. No, scusa, inizialmente noi saremo i Cell e dobbiamo scappare... Ma sono io adesso il cacciatore grande. Si divide, mi pare, in 4 turni e cambia. Praticamente tutti quanti farete prima o poi il cacciatore. Noi adesso siamo i cacciatori, ovvero appunto i... Sarebbero i quelli che ci hanno la corazza, i Prophet sarebbe. E dobbiamo cacciare i Cell. Allora, andiamo a prendere questo qua in fondo mappa che mi sento che... Ah, eccolo qua. Boom, headshot! Boom, bitch. Boom, preso. Bam, preso. Tripla di Killzone, attenzione. Vedete, questo gioco, sinceramente, ha deluso le aspettative per... Ma non è che le ha deluse nel senso che fa schifo come gioco. È un ottimo gioco. Come vedete, è abbastanza divertente. È da notare che... Aspetta, vedete? Non ci sono i server privati. Vi fa vedere le tacchette, il ping. No, lo sto per prendere io. Il gameplay, secondo me, è anche bello. Cioè, è anche abbastanza riuscito. Non è poi male come sembrerebbe. È un ottimo gameplay. La cosa negativa, secondo me, appunto, è stata il single player. Si sono vantati troppo di questo gioco, secondo me, la Crytek. Cioè, hanno iniziato troppo a pomparlo alla grafica più potente al mondo. A questo qua, questo, eh. Secondo me si sono gasati troppo e questo ha fatto sì che è andata a puttane il gioco, secondo me. Che cavolo, cosa è successo? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto, scusate? Ah no, siamo al quinto turno, attenzione. Cerchiamo di uccidere almeno uno. E dove sono però? Wow, c'è uno qua vicino a me. Non lo vedo. Eccolo qua! Oh, qua davanti a me non lo... Sì! Morici malissimo! Ok, preso le munizioni. Mancano 21 secondi, dobbiamo resistere altri 20 secondi e abbiamo la vittoria in pugno, ragazzi, dai. Sì, abbiamo vinto! Abbiamo vinto, dai! Sono arrivato terzo, classifica generale, sono arrivato terzo. Con 11 uccisioni. Sì, 11 uccisioni e 3 morti dovrebbe essere. Niente, ragazzi, allora adesso io stoppo qua. Ci vediamo tra pochissimo in un'altra modalità dove vi spiego la modalità single player e vi elenco poi tutte le modalità che ci sono state che ci sono in multiplayer. Intanto qua state vedendo gli highlights delle uccisioni che ho fatto, perché questo gioco qua appunto è fatto bene in questo senso, ovvero che vi fanno vedere tutti gli highlights, tutti i replay, e in più vi danno tipo dei punteggi. Niente, noi ci vediamo tra pochissimo, ciao. Allora ragazzi, volevo farvi vedere semplicemente questa cosa qua veloce, che è una cosa che mi dispiace tanto. Cioè, guardate in basso dove c'è scritto giocatori e partite.
quanta poca gente gioca questo gioco. Abbiamo 200 giocatori su Deathmatch, 0 su Deathmatch a squadra su 200, 0 su Deathmatch, 0 su punto di impatto, 0 su recupero, 15 su cacciatore, 0 su assalto, 0 su misto, selle verso ribelli 30, 0, 0, 0. Cioè, è una cosa che mi dispiace tanto come fattore. Ok, rieccoci, stiamo per iniziare la partita su Deathmatch. Allora, iniziamo a spiegarvi la storia di Crysis. Praticamente noi siamo dei super soldati con la nanotuta. E nel primo capitolo, cosa che io non posso farvi vedere perché non ho, perché è uscito esclusivamente per PC e Xbox, mi pare. Cioè, o solo su PC, non vorrei dire la cazzata. Non mi ricordo quanto è imprecisa quest'arma, quanto è imprecisa. E niente, appunto, nel primo capitolo voi andate, praticamente scoprirete che questa nanotuta non è una semplice nanotuta, ma diciamo, va in conflitto, se no, adesso da quel che mi ricordo, va in conflitto, madonna santa che precisione che c'è questa cosa, va in conflitto praticamente con tipo degli alieni che ci sono in questo gioco, perché in questo gioco sì, scoprirete che ci sono degli alieni che si chiamano Chef, mio Dio quanto è imprecisa, e si chiamano Chef o Chief, come cavolo li volete chiamare voi, voi vi ribellerete perché dovrete scoprire che cosa ci fanno qui i Chief o Chef. E niente, appunto, il primo capitolo non ve lo sto a spoilerare. Se volete recuperato, se avete un buon PC, o comunque se non avete un buon PC, vi dico semplicemente che la storia è veramente ben fatta, ben scritta. E il finale vi sorprenderà non poco, secondo me. Se seguite la trama, il finale vi sorprenderà abbastanza. Il 2 si svolge, se non sbaglio, tipo 5 anni dopo, non vorrei dire una cazzata, del secondo capitolo. E questo terzo capitolo si svolge esattamente vaffanculo. Un colpo ha sparato, con che cosa, scusa? Ah, con la magnum. Ah no, ma ha pigliato tipo un pugno. E il terzo capitolo si svolge addirittura 24 anni dopo il secondo capitolo, nella quale praticamente voi siete... il personaggio non è più Propet, come solo io potevo fare sta figura qua di merda. Non è più il personaggio Propet che conoscerete appunto nel primo capitolo e seguirà anche nel secondo, ma sarà un altro ragazzo che Propet, porca puttana, gli ha donato la corazza. Mi sono un tipo cagato addosso con quel... Ma cos'è? Cos'è sta cosa? Non me la ricordavo, sinceramente. Si svolge 24 anni dopo, praticamente questa sarebbe la New York 24 anni dopo i svolgimenti di Crysis 2, della quale... Praticamente il Chef Alpha, tipo il capo dei Chef, si è nascosto appunto a New York e voi dovrete... Ma quello lì è tutta la partita che è fermo, non lo... Cioè... E morici! Perché a me quello lì un colpo mi ha tirato e io adesso devo tirargli le tre? Cioè, praticamente una New York resa giungla, cioè si può dire che... È stata praticamente resa una giungla questa New York. Voi dovrete scoprire che cosa è successo innanzitutto. Dov'è sto camper? Sopra o sotto? Non capisco mai i segni di sto gioco. Porca miseria, non ci farò mai. Ok. Ma guardatelo! Ma dove cazzo era? Questo mi sa tanto di hacker, eh. Questo mi sta tanto di hacker perché non mi ha preso, raga. Non mi ha preso. Ah. Il finale, senza che vi spoilerò che cosa succede, cosa farete, bla 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 bla. Perché non sono uno così. E ci muori malissimo. Il finale, secondo me, è abbastanza deludente. Questo qua del terzo. Perché a me non mi è piaciuto per nulla al mondo. Dove cazzo è sto qua? Porca troia, ma io salgo e c'è uno qua sotto. L'ho visto, era qua. Non c'ho le visioni. Idiota che spari al vetro che non si può distruggere. Imbecille. Comunque dicevo appunto, il finale a me sinceramente mi ha un po' deluso. Perché sembra spinto, cioè sembra un po' troppo velocizzato. Sembra che ti devono buttare dentro al più presto. Che cazzo è successo? Questo ha rotto il cazzo però, sembra tipo che ti devono buttare al più presto il... Sì, no, comunque vedete, cioè, mi sa tanto che c'è tipo un aimbot. Perché
È troppo preciso con quel fucile. Intanto attiviamo il radar. Adesso parliamo brevemente. Cioè, allora, della storia non vi sto spiegando molto perché non è che me la ricordo molto. Vi dico tutto quello che mi sono ricordato, ovvero... Qua non c'è l'arma, porca schifo. Ovvero appunto che alla fine voi scoprirete tutta la storia di cosa è successo e scoprirete che fine ha fatto Propet. Questa cosa ve la dico anche se tipo da spoiler. Ci muori malissimo, proprio malissimo ci sei morto. Vi posso spoilerare solamente che Propet non vi sorprenderà. Cioè, per comunque... Beh, porca miseria, però. Oh, King of Kids. Si fa le feed. Le feed, però adesso ci muore. Vestavo di. Ah, sì, che appunto il finale è un po' deludente, ma anche abbastanza bello. Ted ci muori malissimo, proprio. Ma te ci muori malissimo come l'altro. Attacco orbitale? Aspettate, fatemi. Ehi. No. Wow, cosa è successo? Via. Oh. Cosa è successo? Non lo so nemmeno io, ragazzi, come sono scappato, oh mio Dio. Ah, sì, il multiplayer, adesso parlando un attimino del multiplayer, è sempre nello stile di Call of Duty, ovvero fai kill, chiami ricompense, mi stavo ammazzando da solo, penso, con la mia ricompensa. Chiamate le ricompense dopo tante uccisioni, cioè non ve lo sto neanche a dire, no? Cioè, tanto lo sapete già. Come vedete, però qua, se non mi ricordo male, non potete scegliere voi le ricompense. Sono automatiche. Guarda quella! Oh mio Dio, dove sta camperando? Dai, non puoi camperare lì, oh, è illegale. Dite che forse lo trollo? What the fuck? Come c'è morto? Come è morto? Ma non ci credo. Come è morto così? Ma non ci credo. Vabbè, abbiamo perso. Chi si è presa? Comunque niente, ragazzi, io vi dico, Crysis è uno di quei giochi secondo me molto, ma molto sottovalutato, perché il gameplay sia nel multiplayer sia nel single player è veramente ben fatto, la storia è ben studiata, anche se il terzo capitolo ha un po' deluso le mie aspettative per quanto mi riguarda. Vi dico che per PC dal 30 giugno verranno disattivati i server multiplayer di Crysis War, Crysis e Crysis 2, solo su PC. Farò Crysis 2, dove appunto mi studierò meglio la trama, perché adesso, scusate, ma non me la ricordavo più di tanto. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento, iscrivervi al canale se non siete ancora e di passaggio alla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qua e spero ovviamente che vi sia piaciuto questo video e lasciate tanti bei like per il ritorno del Back to Past. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bye, Bad Company Italy!